80 anni compiuti giusto la settimana scorsa, Franco Marini è uno dei papabili, come dire, per il Quirinale. È un politico di corso lunghissimo, che viene dagli albori della Prima Repubblica, è iscritto alla Democrazia Cristiana nel 1950, ereditò poi da Donat Cattin, per chi ricorda queste cose, la corrente di Forze Nuove. È stato poi dal 97 in avanti segretario dei Popolari, ha anche una lunghissima carriera per la quale è sostanzialmente forse molto più noto di segretario della CISL, quando la CISL era un sindacato ancor più di rilievo di quanto non lo sia oggi. È un uomo del rinnovamento? Non sapremmo dirlo. È considerato da Berlusconi un uomo di garanzia e questo perché quando ci fu la caduta del governo Prodi, l'allora Presidente della Repubblica diede un mandato esplorativo a Franco Marini, che era Presidente del Senato. I mandati esplorativi sono esattamente quelli che si danno alle alte cariche istituzionali. Franco Marini verificò che non aveva i numeri per fare un suo governo, ma non chiese di andare a verificare quei numeri in Parlamento e di questo Berlusconi gli fu molto grato perché si andò direttamente alle elezioni e per questo oggi il gran capo del PDL considererebbe Franco Marini come una garanzia. Naturalmente i rapporti tra i due non sono poi così stretti e Franco Marini avrebbe un problema anche di profilo non propriamente internazionale per l'Italia. Oltretutto c'è una leggenda che vuole, che è una leggenda nata seguendo le serie storiche delle elezioni dei presidenti della Repubblica, per la quale appunto non c'è mai stato al Quirinale un presidente di origine dell'Italia centrale. Si è trattato sempre di esponenti del Regno di Sardegna o per così dire del Regno di Toscana. E naturalmente non ha la notorietà all'estero Franco Marini di altri candidati. C'è chi dice che potrebbe essere un candidato di rinnovamento. Io questo però non lo condivido perché ricordo molto bene quando si trattò al congresso del Partito Popolare di passare la mano a una nuova generazione, c'erano Enrico Letta e Dario Franceschini che scaldavano i muscoli e Marini non passò la mano.